Il triplice fischio finale di Martinelli di Roma è arrivato come manna dal cielo per mettere finalmente fine ad una vera e propria agonia. È terminato all'Artemio Franchi un campionato che più brutto non poteva essere per il Pescara. Ora le vacanze, ma non per tutti, con la società proiettata già la prossima stagione, ma anche alle trattative che potrebbero riservare sorprese. Si ripartirà con Zeman e una formazione che verrà stravolta. Quella del Franchi è stata per molti biancazzurri l'ultima gara della stagione, ma soprattutto l'ultima gara con la maglia del Pescara, visto che nel mercato estivo ci sarà una vera e propria rivoluzione, necessaria anche per azzerare una stagione da film horror. Al quarto d'ora Pescara in vantaggio con Gianluca Caprari, bravo a finalizzare un'azione di contropiede iniziata da Verre. Per il giocatore biancazzurro di proprietà dell'Inter è una bella soddisfazione che arriva nel giorno della convocazione in nazionale. La Fiorentina reagisce in maniera rabbiosa, l'occasione è più clamorosa, arriva al 18° con Vesino che trova a due passi dalla porta biancazzurra la risposta quasi d'istinto di Fiorillo che salva porta il risultato. La squadra di Paolo Sosa prende in mano le redini del gioco anche senza creare grossi problemi però dalle parti del portiere pescarese. Al 39° arriva un altro momento importante della gara perché Chiesa, già ammonito, va a commettere fallo a centrocampo su Caprari, andando così a rimediare il secondo giallo ed il rosso. Fiorentina che resta in 10 per l'ultimo spicchio di primo tempo e per tutta la ripresa. Al quinto Caprari ha l'occasione per il raddoppio, ma sulla sua conclusione risulta provvidenziale la deviazione di Rodriguez. La squadra di Sosa si affida alla linea verde con Agi che al 16° su punizione chiama Fiorillo al salvataggio in angolo. Il Pescara, meglio tardi che mai, appare in serata e al 19° con il redivivo Bebek trova il gol del 2-0. La gioia del doppio vantaggio dura però solo 60 secondi, visto che sul capovolgimento di fronte arriva il 2-1 di Saponara che tiene così aperti i giochi. L'ex giocatore dell'Empoli è il più attivo fra i suoi e così al 29° è prima Fiorillo a dire no all'avanti toscano e poi Zampano a respingere il pallone sulla linea, ancora sulla conclusione di Saponara. Il finale amaro, visto che al 40° Vesino con un tiro potente ma forse non del tutto irresistibile beffa Fiorillo per il 2-2 che la Viola trova in 10 uomini. Per il Pescara da domani ci sarà da pensare solo alla B, con la necessità di provare a restituire ad una piazza importante come quella di Pescara, una stagione all'altezza della situazione.